try. Say you'll give me a try. Dopo la settimana trascorsa in Francia, il Club Italia è rientrato a Milano. Al centro Pavesi si respira ancora entusiasmo per l'esperienza a Tolosa con la nazionale juniores francese. In Francia è stata un'esperienza diversa, una settimana abbiamo passata così, tra allenamenti mattina e pomeriggio, quindi più faticoso, però abbiamo balzato scuola. Le partite, la prima loro magari non hanno giocato al meglio e noi ne abbiamo vinto. Le altre, sicuramente loro hanno giocato meglio, c'erano anche altre ragazze. Comunque tutto sommato credo che sia stata un'esperienza positiva, anche le cose semplici, cioè tipo quando abbiamo mangiato insieme, no? Il rapportarci con loro, provare anche a comunicare, abbiamo scambiato le magliette, queste cose. Il centro sicuramente rispetto a qua era molto più verde, più campi, più grande, solo che la mensa e la struttura ricettiva è un po' inferiore sicuramente al Pavese. Ormai conoscete la foresteria, andiamo a fare un giro fuori. Quello là, vabbè, è il cancello da dove entriamo e usciamo tutte le mattine per andare a scuola. Prendiamo il 69. E poi se vogliamo facciamo anche una fermata di metro, altrimenti andiamo a piedi. Vabbè, dentro sto pallone bianco, questo fantastico. Pallone bianco è il campo da due campi da tennis che poi rossa. Tra qualche mese verranno scoperti. Dove vai? Vai dentro? Sì. Sai che dentro il pallone non c'ero mai stata. Poi qua alla nostra sinistra abbiamo il campo da calcio. Vabbè, quella è l'uscita da qui che prendiamo per andare in palestra tutti i giorni. Vabbè, ovviamente è veramente vietato uscire con le ciabatte, perché se prendiamo l'influenza poi ci cazziano. Come? Quindi bisogna uscire sempre coperte, se no il fisio si arrabbia. Questa è la nostra palestra e adesso ci sono due campi perché oggi facciamo lavoro tecnico. E passiamo di qua, entriamo dal retro dove poi ci sono gli spogliatoi. La tribuna è molto spesso però vuota. Sì, esatto, ci sono i nostri genitori. Non abbiamo molti tifosi a parte qualche genitore. A parte i miei. Sì, i tuoi fissi, poi qualche altro. Qua ci sono due campi da calcetto in erba sintetica. Al chiuso. Credo, perché non ci sono mai stati. Dove andate? Andiamo tutti a vedere il beach volley, va? Capitano, c'è solo un capitano. Qua ci sono due campi da beach al coperto e là dietro invece ce n'è ancora uno all'aperto. Adesso si stanno allenando i ragazzi del beach, della nazionale. Lupo, Nicolai, due gemelli, Grosso. Intanto quando c'è un muro davanti a Nicolai, cosa fanno? Cosa fanno? Stanno cercando di girarla. Ma guarda, fa alzata e attacco. Prova ad attaccare, ma tutte le volte c'è il muro di Nicolai e non passa. Che ore sono? 4:30. Un allenamento ora? 5 te individuale. Andiamo? Sì. Andiamo. Ma palazzetto pesi andiamo? Voi individuali? Chi c'è individuale credo palestra, no? Pesi tutte. Oggi la prima parte dell'allenamento si fa in palestra e inizieranno le palleggiatrici Isabella, Giulia e Laura. Il preparatore atletico Alessandro Mattiroli le segue in una serie di esercizi mirati a sviluppare e rafforzare tutta la muscolatura. Ok, ci siamo? No. Frontale, eh? Allora, Superman? Fermo.
Superman, Superman. Fermo. E poi facciamo subito gamba dietro, ok? Pugno laterale. 3, 2, 1, vai. Vai, Superman. Braccio disteso, sali un po' con la gamba dietro, sali un po', ok, porto la gamba di là, vai, molto bene, senza appoggiare, Isa, vado dietro, senza stortare troppo il bacino, senza muoverlo, sul bacino un po', stop, ok, mano, ginocchio opposto, torno, mano, ginocchio opposto, torno, 3, 2, 1, su, vai. Vai. Mano, ginocchio opposto. Cerca di tenere il bacino un po' più in basso, Giulia. Vai. Sì, vai. Buono, bravissima, così. Oh. Buono. Cambio. Dai che sono gli ultimi, dai che sono gli ultimi, abbiamo finito. Giù, 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 sedere, giù, un po' sedere, giù, un po' sedere. Bene, bene. Dai, che manca 5 secondi, Dai, dai. Giù un po' a sedere, giù. Stop. Buono. Ok, crunch. Giriamoci, crunch, vai. Subito. Stacchiamo le scapole da terra, Sulle scapole da terra. Tengo la lombare a terra, sulle scapole, ma le scapole si staccano. Si staccano, non tirare il collo, non tirare il collo. Allungate un pochettino, vai. Allora, facciamo un minuto, faccio questo, poi su, fermo, questo. Ok, vai, su. Sul bacino, teniamo il bacino in alto, Deve cedere il bacino. Sulla mano, Isa, sulla mano. Tengo normale, su, su, non facciamo scendere il bacino, su in alto. In alto il bacino, mi oppongo, la testa dritta, la testa, dai, 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 via dietro, ultimi 15 secondi, ultimi 15 secondi dietro, tenere, tenere, su, 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 bacino, su, dai, 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 che manca 5 secondi, dai che manca 5, la testa dritta, Giulia, la testa, stop, Eva, mi lasci la palla, facciamo l'esercizio, palla in mezzo a gambe. 10 da una parte, poi 10 dall'altra. Mettiamo però tra le ginocchia e non tra i piedi, sennò pesa troppo. 10 da una parte, poi 10 dall'altra, vai. L'hai voluta tu. Ha detto, chiesto, l'ha sentito. Io ho sentito benissimo che l'ha chiesta. 10 da una parte, No, 10 da una parte. Tutti da una parte. 10, poi cambio. Teniamo giù, giù, giù i palmi delle mani, giù i palmi delle mani, le spalle non si staccano da terra. Arrivo vicino al terreno, mi oppongo, torno su, senza staccare le spalle. 3 serie da 15 con 10 secondi di recupero. 3, 2, 1, su, vai. La testa su, su. Stai in mezzo alle spalle, In mezzo ma non appoggia. 3, 2, 1, via. È una leggera iperestensione, ok, ok. Tenere, Su, su, Isa, su. Un po' di più, ok. Lì così, tieni, tieni, tieni. Dai, 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 stop. 10 secondi recupero, E ripartiamo. Per diventare grandi pallavoliste, queste ragazze lavorano tutti i giorni con dedizione e continuità. Un sacrificio fatto per una grande passione, la pallavolo, e per coronare un sogno che hanno sin da piccole. Mila Shiro. Mila Shiro, sei quella una pallavolo. Vabbè, però cioè, non ho iniziato per questo, cioè per i cartoni. Ho iniziato perché anche tutte le mie amiche di scuola praticamente giocavano a pallavolo. C'era una squadra lì vicino nel mio quartiere e ho iniziato così. Inizialmente facevo anche altre attività, poi le ho lasciate. È rimasta solo la pallavolo. Io ero proprio una squadra di quartiere, cioè. E sicuramente non mi sarei mai aspettato di allontanarmi da casa per giocare a pallavolo. Però sono contenta della mia scelta.
Babbo era il più scettico su questa scelta, anzi, cioè proprio non mi avrebbe mai mandato. Ho insistito io per... non la calcolava neanche la possibilità. Mamma non si espone, diciamo. No, cioè, è molto orgogliosa, ci tiene, però diciamo che all'inizio non si è mai esposta più di tanto. Cioè, se io non insistevo su questa scelta, perché comunque è il terzo anno, io il primo anno l'ho fatto a Roma, di andare a Roma non sarei mai andata, cioè è stata la mia scelta. Oggi lavoreremo sulla difesa, sulla difesa di pallaforte addosso, quindi lavorando sul piano di rimbalzo, quindi capire il fatto che il piano di rimbalzo deve assorbire la forza del pallone, mentre le gambe devono spingere il pallone verso l'alto, quindi dare indicazione alla palla di dove si vuole che vada. Mentre il piano di rimbalzo toglie forza al pallone, le spalle devono dare direzione, per cui la spalla deve dare rigidità, in modo tale che le spalle rimangano orientate, il piano di rimbalzo rimanga orientato verso il centro del campo e non altrove. Lavoriamo sul pallone addosso, su cui spezziamo i gomiti e l'obiettivo è mettere la palla in posto 3, fuori dalla linea dei 3 metri, per cui il terzo della terna si mette lì, perfetto, prendi pure il carrello così glieli passi tu i palloni. Vai, proviamo. Le braccia lì, eh. Non spingiamo la palla. Allora, questi precaricamenti qui, lei è qua e fa questo e poi porta le braccia sul pallone. Noi bisogna che stiamo fermi, eh. Poi ci ricordiamo che piano piano che la palla prende velocità, qui bisogna che siamo rilassati, che togliamo forza al pallone e invece queste tengano, soprattutto la spalla esterna. Vai, proviamo. Esatto, cercate di togliergli forza, eh? Vai. Esatto, se la palla ce l'hai addosso, un piccolo tocco con le gambe, cioè quindi a salire col sedere, ma senza portare sulle braccia, eh? Le braccia tolgono violenza al pallone. Vai. Ok. Forza. Controlliamo, eh? Dai, eh? Questa è la velocità a cui dobbiamo arrivare a breve, eh? Ok? Al Club Italia si scoprono nuovi talenti e non parliamo solo di sport.